Gerry Scotti in lacrime. La notizia della scomparsa ha sconvolto tutti. Sono morti entrambi. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nel salotto di Verissimo, Gerry Scotti si è aperto con Silvia Toffanin, condividendo momenti profondi e personali della sua vita. Durante l'intervista Scotti si è emozionato ricordando i suoi genitori, scomparsi improvvisamente. Mia madre è morta a 67 anni e mio padre 4 anni dopo. Li ho salutati la sera e il giorno dopo non c'erano più. Ha condiviso con gli occhi lucidi. Queste esperienze hanno lasciato un segno profondo in lui, ricordandogli la natura effimera della vita. Non provate a fare i calcoli con la vita, perché all'improvviso arriva qualcuno che scuote il pallottoliere e voi non siete più nessuno, ha concluso, riflettendo sulla transitorietà dell'esistenza e sull'importanza di godere dei momenti con i propri cari. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.